Tu prova a prendere 200 persone, portale fuori a mangiare una pizza. Devi farle accordare su che pizza mangiare, può essere solo una. Non lo farai, cioè è difficilissimo, no? Ora non parliamo di pizza, ma di la strategia di sviluppo sostenibile del pianeta per il prossimo futuro. Quindi figurati quanto è difficile accordarsi. Nadia si è costruita un lavoro fatto su misura per lei. È riuscita a unire diverse passioni, quelle delle relazioni internazionali, quelle di advocacy, di comunicazione e quella sulla sostenibilità. Le ho chiesto come ha fatto a crearsi la sua professione da freelance, le sue competenze e il retroscena di eventi come COP, in cui praticamente si decidono le sorti del mondo. Per tutti coloro che si vogliono occupare in modo attivo di sostenibilità, la storia di Nadia può essere davvero un bel esempio.